Momento, 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 momento. Questo video inizierà così. Bene ragazzi, allora, buona domenica, perché sicuramente questo video ve lo vedrete di domenica. Questo vlog spero sia l'inizio di una lunga serie di chiacchierate abbastanza rilassanti e abbastanza serie. Ecco appunto. E perché questo? Perché vorrei comunque mantenere nel mio canale quell'approccio che in passato è sempre esistito, perché chi mi seguirà da più tempo saprà che un tempo i vlog erano non il mio pane quotidiano, però comunque facevano una grossa parte dei video sul mio canale. Ad esempio, un video ogni settimana era dedicato a una chiacchierata così abbastanza rilassante e tranquilla, e vorrei col tempo che questa cosa non variasse, perché comunque il canale non è cambiato, io sono sempre io, nonostante siamo cresciuti abbastanza in fretta nell'ultimo periodo. Voglio farvi capire anche a voi che comunque sono lo Steppi di una volta, sono sempre io. E appunto voglio parlarvi in questi video, che non so che cadenza avranno, come vi ho detto, perché vorrei farli soprattutto quando ho delle novità da dirvi, quindi anche degli aggiornamenti, non so, non solo inerenti al canale, ma anche magari riguardo non proprio alla vita privata, però a dei problemi o novità personali. E questa chiacchierata che facciamo oggi direi che è molto importante. Allora, settimana scorsa è stata abbastanza tosta, nonostante ci sia stato il ponte della liberazione, della festa della liberazione. Io ho avuto a scuola le prove d'esame e delle interrogazioni abbastanza pesanti emotivamente, diciamo. Settimana prossima sarà abbastanza più leggera, sia perché non ho prove d'esame. Poi tra l'altro mercoledì c'è anche la festa dei lavoratori. Noi non siamo lavoratori, lo so, però non andiamo a scuola lo stesso, e questo è un bene, perché comunque un giorno a casa a me non può non sembrare, però conta tanto, perché in un giorno riesco ad organizzarmi le cose davvero bene. Cioè, ultimamente sto prendendo un grosso ritmo, so come organizzarmi la giornata, so come suddividermi i compiti che mi affido da solo, e quindi da una parte sto anche maturando, visto che quest'anno fa anche l'esame di maturità. Ma non elogiamoci troppo, perché comunque ci sono anche i momenti in cui mi manca un po' di creatività, mi manca la voglia a volte, e quindi quando mi manca la voglia potete star certi che comunque le cose le faccio non come una mucca, però le faccio un po' giù di morale, ecco. Allora, settimana prossima, vi stavo dicendo, ci sarà un grosso rivoluzionamento del mio canale. No, non ho detto anale, lo so che tutti fanno questo giochino di canale anale. Lo so che noi toscani siamo, non so, bersagliati da questa C che scompare. Ok, insomma, ci siamo capiti. E però comunque è anche una cosa che ci caratterizza, quindi vabbè, una cosa simpatica. Comunque stavo dicendo, sì, che nella prossima settimana ci saranno grossi potenziamenti dei software tecnologici del canale. Allora, di cosa sto parlando? Sto parlando di tre cose principali, che comunque sono fondamentali. Allora, innanzitutto, la prima la vedete al mio collo, ok? Sono le cuffie, l'headset in generale, che comunque in questo periodo, anzi da un anno a questa parte, io utilizzo per fare i commentary, perché il microfono, come vedete, è questo qua. Le cuffie, come vedete, sono totalmente distrutte, e io non ho messo lo scotch per insomma fare il figo, assolutamente. Se io levo lo scotch, il padiglione destro e il padiglione sinistro, non so se si chiama così, si stacca dal cerchietto, da questo qua si stacca del tutto, ok? E quindi mi resterebbe impossibile sia ascoltare quello che magari vedo sul computer, sia registrare, perché il microfono che cosa faccio? Tengo il padiglione così in mano e parlo? No, non è una cosa fattibile, spero sia chiaro. E sì, appunto, settimana scorsa ho acquistato il nuovo headset, chiamiamolo così, facendo una spesa anche abbastanza consistente. Ho speso infatti più di 100 euro, però adesso vi parlerò di una cosa importante. Ragazzi, voi quando andate a fare acquisti dovete tenere presente un fattore
determinante, ok? Questo fattore è il fattore investimento. Questa è una cosa che, diciamo, mi ha insegnato un mio amico che si chiama Jacopo, forse alcuni di voi lo conoscono, DJ Botta. Questa cosa è importante perché dovete calcolare l'arco in cui il vostro oggetto che andrete a comprare si dividerà, e quindi il fattore ammortamento. Non so se qualcuno di voi fa economia, probabilmente no, però io a scuola sì, faccio economia. Quindi, in poche parole, vedere in quanto tempo un oggetto mi perde valore. Questo qui si può dire che ha perso valore nell'arco di 16 mesi, perché è all'incirca dal novembre 2011 che le ho e si sono, diciamo, distrutte solamente adesso. Solamente, in modo di dire, potevano anche non distruggersi mai, ovviamente. Perché si sono distrutte? Allora, io sono sincero, le ho sempre tenute abbastanza bene. E lo sai, se lo potessi immaginare, dipingerei il sogno di poterti amare. Oh, se io sapessi come fare, ti scriverei. Però questo è un fattore davvero importante. Allora, mi si sono rotte a causa del filo. Le poche volte che mi sono cadute, si parla, non so, di 3 o 4 volte, è stato a causa del filo, perché o mi rimaneva incastrato nella sedia, o per sbaglio, tipo, le avevo al collo, tiravo, si strappava il jack dal computer, quindi vedevate i salti mortali in camera mia, fuochi d'artificio. Oppure il gatto le faceva cascare. Lui, sì, lui le faceva cascare. Lui montava e buttava in terra tutto, vero? Di qualcosa, per tua discolpa. Non dice niente, si sente in colpa, poverino. Allora, quindi ho deciso di fare un investimento abbastanza importante, perché le cuffie sono andate a comprare, sono delle Logitech G390, una cosa del genere, non mi ricordo di preciso, che costano più di 100 euro, ragazzi, e quindi, insomma, è una bella cifra per un paio di cuffie. Però, considerando che sono wireless e che sono comunque ottime, perché un mio amico, Oliver, ce le ha e mi ha fatto già, a parte le ho viste e sono esteticamente belle, poi me le ha fatte anche sentire a casa sua, mi ha fatto provare quello che è. Poi, vabbè, sento il suo microfono su Skype e quindi di conseguenza deduco che sono delle cuffie ottimali per quello che, insomma, andrò a fare io. Le cuffie non le utilizzerò per molto, però meglio di queste sicuramente. Perché poi voi non lo sapete, ma le cuffie Triton hanno un piccolo ma terribile difetto. Hanno un suono continuo nelle orecchie che è tipo un che vi devasta le cellule neuronali, ma proprio a livelli assurdi. Io la notte vado a letto e mi sento questo in testa, perché me lo ricordo, ormai lo so a memoria, capito? La mia testa ha inglobato questo piccolo rumore fastidioso. E quindi questo è, diciamo, il primo importante cambiamento che avverrà nel mio canale, per ridargli questo anale, perché comunque dopo un anno e 6 mesi, si può dire, la mia attività di YouTube, ho deciso di fare questo cambiamento, ecco. Altra cosa molto importante è la qualità della webcam. Allora, questa è una cosa molto importante, ragazzi. Voi direte che sono un pazzo sicuramente, però io sono dell'idea che se una passione piace, bisogna investire in questa passione. E l'acquisto, appunto, che andrò a fare in questa settimana sarà molto peso anche per quanto riguarda il portafoglio. Andrò, appunto, ad acquistare una fotocamera digitale professionale, si può dire così. Molti di voi forse la conoscano, a me l'ha consigliata personalmente il Cina, il grande Alex, che comunque anche lui ce l'ha, la utilizza e si trova molto bene. Questa è la Canon D600, 600D, D600, non ricordo di preciso. Il suo costo in negozio si aggira agli 800 euro e ve lo posso assicurare perché sono andato l'altro giorno da Saturn e l'ho visto. Su Amazon, però, un sito che io, ragazzi, per gli acquisti online vi raccomando e consiglio, perché ci compro sempre io. Su Amazon costa 450 euro. Adesso, quello che ho dovuto pensare, quindi ponderare bene, è in quanto tempo io ammortizzo una fotocamera da 450 euro? Allora, cominciamo dai fattori, diciamo, a vantaggio. Sicuramente la qualità dei miei video migliorerà esponenzialmente, perché passiamo da una webcam del portatile ha una fotocamera reflex, ragazzi, quindi non lo so, vedete anche le lentiggini che non ho, vedete pure quelle, ragazzi, capite? Poi sicuramente potrò utilizzarla per altre cose, ad esempio durante l'estate andiamo a una nuova fiera, eccetera, e quindi tutto questo migliorerà esponenzialmente quella che è anche la facecam nei miei video.
ad esempio quando mi metto la facecam in alto a destra, in alto a sinistra, ve ne renderete conto che la qualità cambia, e soprattutto anche per i vlog in generale, anche per i fuck you time, certo, anche per quello, però per migliorare esponenzialmente quello che è il canale, perché comunque ragazzi stiamo crescendo molto, e sono dell'idea che bisogna investire sulla qualità, perché comunque mi dispiace a volte quando ad esempio vi registro una clip con la webcam e si vede male, perché si vede anche la banda nera dai lati, come probabilmente starete vedendo in questo video. Io non posso levare quella banda perché la telecamera registra in questa qualità e non posso ridurre il video di YouTube, non posso, e quindi viene la banda nera ai lati, capito ragazzi? E quindi questa è una cosa che un po' mi dà fastidio, anche perché comunque ho un canale con più di 10.000 iscritti, tranquilli, il video per i 10.000 iscritti sta arrivando, e quindi mi sembra d'obbligo far sì che comunque le persone che mi seguano ricevano il più possibile quello che io voglio trasmettergli tramite i miei video. Anche se personalmente una cosa che comunque mi preme davvero è sapere che molti di voi mi seguono per la persona che sono. Cioè io sono contento se mi seguite per i giochi che faccio, però se tipo un ragazzo che segue Minecraft non guarda i miei video di Call of Duty, un pochino mi dispiace questa cosa, anche se è il reciproco ovviamente, perché comunque io vi dico, seguo PewDiePie, ve l'ho sempre detto, e io guardo tutti i suoi video indifferentemente da quale sia il gioco, perché mi fa davvero sbellicare delle risate, non perché fa Happy Wheels, perché anche perché l'ha smesso in teoria, o perché fa i video di paura di amnesia, ma per la persona che è un ragazzo solare e si vede, e questa cosa mi piace molto da lui, e poi vabbè ci mette il 101% di se stesso, cosa che comunque ragazzi faccio anch'io, e spero davvero che questo si noti. Quindi ragazzi, molto probabilmente, non so se martedì o mercoledì o giovedì, però nell'arco di settimana prossima farò questo acquisto importante, e probabilmente ci farò anche su qualche recensione, sia sulle cuffie sia su appunto la fotocamera digitale. Oltre a questo, avevo parlato con Omega di una cosa importante. Allora, lui voleva acquistare il Blue Yeti, e io ho detto, guarda, il Blue Yeti è una grossa spesa, perché comunque 100 e passa euro per un microfono sono soldi. Io ultimamente ho messo da parte davvero tanti soldi, perché come sapete la mia idea era quella di acquistare il computer, però ho deciso che il computer lo acquisterò soltanto dopo il raggiungimento della maturità che avrò appunto a luglio con l'esame di stato. Perché questo? Perché ho pensato che prima di avere un computer che comunque Non dico sia principalmente comprato per YouTube, assolutamente, perché io con i computer che ho adesso vi assicuro e vi giuro che impazzisco. Io penso che voi non possiate immaginare, cioè computer che mi si spenge mentre registro, computer che mi renderizza in 4 ore, ragazzi, 4 ore di renderizzazione sono tantissime. 4 ore, i montaggi quelli più pesanti, ad esempio i Fuck You Time, ci impiega davvero talmente tanto tempo che spesso passa la voglia, ve lo giuro, non ve lo dico così per caso, ve lo dico perché è la verità. Ad esempio il montaggio del Fuck You Time, della maionese, voi non potete capire che casino ho fatto per crearlo, per editare quel video, siamo stati fortunati che era sabato, perché mi sono dovuto ho messo la sveglia di notte, alle 3 di notte, per mettere a renderizzare il video, perché comunque tutte le clip non me le renderizzava insieme, e ho dovuto dividere il file in 4 Sony Vegas diversi. Questa è una cosa incredibile, lo so ragazzi, è una cosa un po' pazza, però io sinceramente faccio le cose con passione, e stare una serata, perché sono stato 3 ore ad editare il video, e poi andare a cliccare renderizza e non funziona, cioè io non ti dico che ti gira le palle, ma di più, cioè... Ora, non guardate che quando uno registra, diciamo, interpreta anche un personaggio, però lì c'è da bestemmiare seriamente, al di fuori dallo sclero che può avere un videogioco, e comunque è più relativo al fatto di divertire qualcuno, ma quando dopo 3 ore di rendering vai a perdere il lavoro di 3 ore, cioè lì sul serio partono delle bestemmie da dentro, po'. Sentite, fanno male, proprio le sente, lui le sente, io ve lo dico, le sente. Vabbè, comunque stavamo dicendo del microfono, ok? Probabilmente lo comprerò perché mi sono reso conto che questo qua, come può essere quello delle future cuffie che comprerò, non è un microfono professionale, è un microfono per parlare su Skype, infatti probabilmente
il cazzone, perché è il cazzone, è quello lì, il Blue Yeti, ragazzi, quello che ha comprato anche Vapor, non lo utilizzo per fare le chiamate su Skype, perché sarebbe sprecato. Lo utilizzo per fare i commentary, per fare sia i live, che comunque me lo metto da una parte. Registro con Audacity e poi modifico tutta la traccia audio. Sì, è un lavoro che ci va fatto dietro, mi assumo questa responsabilità, questo incarico, però lo faccio volentieri. Cioè, sono contento di investire anche quei pochi soldi che mi arrivano dalla partnership, di investirli nel canale, perché mi sembra più che giusto. Cioè, sono nato su YouTube per divertirvi e così continuerò a fare finché comunque avrò la passione e vedrò che da parte vostra ci sarà un riscontro, perché ovviamente io non vi nego che quando un video prende pochi mi piace questo mi dispiace, non ve lo nego perché direi una bugia. È ovvio che se vedo un video di Minecraft che prende 800 mi piace sto così tutta la sera, ma ve lo posso assicurare, ragazzi. Non dico così perché adesso devo fare, no, cioè, io voglio sia chiaro, io non sto interpretando una parte in questo momento, io adesso sono aperto, infatti queste sono le chiacchierate rilassanti fra Stepney e i suoi iscritti. Io sono sincero, sono aperto al 100%, quello che vedete qua è quello che sono realmente. Io se vedo 800 mi piace ad un video, sto così tutta la sera, ma ve lo posso assicurare, se ne vedo 400 non è che mi dispiaccia, perché comunque 400 mi piace, ragazzi, sono tantissimi e io me ne rendo conto, cioè parliamo di cifre comunque alte, tanti, cioè io, ragazzi, ho avuto un periodo buio a gennaio, ok, dove ricevevo massimo 100 mi piace e non vi negherò che è stato davvero difficile andare avanti, è stato difficile perché avevo il morale a pezzi per vari motivi, non solo inerenti a YouTube, anche per quanto riguarda la vita reale, però io non so come dirvelo, voi per me siete un punto di riferimento importante e su voi punto molto, anche su tutti i commenti che leggo, davvero io cerco di rispondere sempre a tutti nel limite delle mie possibilità, però ragazzi a volte non riesco perché siamo davvero tanti, stiamo crescendo e non voglio che questo comunque rovini il rapporto che c'è sempre stato tra di noi, perché rapporto, sembra che ci sia una relazione d'amore, no ragazzi, a parte gli scherzi, però io so che soddisfazione c'è a vedersi una risposta ad un commento, perché anch'io sono passato da quella che è la vostra situazione, capito? Una volta, ragazzi, PewDiePie mi ha risposto ad un commento e io ero al settimo cielo, perché tipo gli avevo scritto "Oh my god, best video on the world" o qualcosa del genere, e lui mi aveva risposto con uno smile che poi tra l'altro è il mio preferito, ragazzi, guardate, che vi posso anche disegnare perché ho scoperto una nuova funzionalità di questo aggeggio, lo smile quello così, che è il mio preferito, il mio smile preferito, mi aveva risposto così. Quindi ragazzi, so quello che si prova quando il proprio punto di riferimento, che in questo caso sono io, a seconda di quello che mi scrivete, ci si prova quando esso ci risponde. Sono davvero felice di tutti i commenti che comunque lasciate. Quindi ragazzi, forse questo video sta dilungando un po' troppo, non vorrei continuare ad annoiarvi troppo, ho detto tutto quello che si doveva dire sulle novità. Prossima settimana ci saranno nuovissimi video, probabilmente acquisterò Battlefield, acquisterò Dead Island in un futuro non troppo lontano e devo registrare il nuovo Fuck You Time ricoperto di cosa? Chi lo sa? Non lo so ragazzi, vediamo. Anzi, se avete altre domande, vi prego di lasciarmele qua sotto. Scrivete fuck, due punti, come al solito, e la domanda che volete, insomma, la domanda che vi incuriosisce di più. Arriverà anche il video dei 10.000 iscritti, ve l'ho promesso, ve lo faccio, tranquilli. Spero che sia epico per voi. È una cosa importante per me, dopo capirete in futuro. E niente, ragazzi, noi ci salutiamo. Io vi auguro di passare un buon fine settimana, quindi una buona domenica, non lo so, con le vostre famiglie, con la vostra ragazza, ragazzo, amici, non lo so. E ci vediamo domani con un prossimo video. Lasciatemi mi piace se il video vi è piaciuto. E anche se non vi è piaciuto. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Qua da Steppi è tutto. Bonnie!